Ennesimo pareggio per il Termoli Calcio che ha dimenticato come si conquistano i 3 punti. Oggi a Termoli è arrivato il Monte Giorgio Calcio. La vittoria doveva arrivare fino all'85esimo, seppur in 10 contro 11, sembrava potesse giungere. Partita che parte abbastanza contratta, tanto che bisogna aspettare il nono minuto per vedere la prima azione della partita. E che azione per i giallorossi! Il solito inesorabile Ciofi sulla linea di fondo mette un pallone in aria piccola, difesa ospite ferma, arriva Filogamo e fa un gol con un magistrale colpo di tacco. 1-0 e pubblico in visibilio. 2 minuti dopo, sulle ali dell'entusiasmo, siamo all'11esimo, ancora Termoli pericoloso, entra in aria e lascia partire un fendente che Forconesi, il portiere ospite in volo, devia sulla testa di un altro giallorosso che però non incide. Per vedere la prima azione ospite bisogna aspettare il 22esimo con Zancocchia, ma il suo tiro controllato da Merelli vola alto. Più pericolosi gli ospiti al 27esimo, punizione nel vertice destro dell'area e palla che sfiora l'incrocio alla destra di Merelli, pericolo scampato. Ancora insistono al 37esimo gli ospiti in area con Cardoni che tenta una deviazione debole che para a terra Marelli. Si va al riposo con il Termoli in vantaggio. Il secondo tempo inizia come era finito il primo, con il Termoli che al 52esimo va vicinissimo al raddoppio, prima con un fortissimo tiro da fuori in area di Antezza, deviato a fatica dal numero 1 ospite. Riprende Cagliazza e il suo gran tiro questa volta viene parato benissimo da Forconesi. Al 53esimo purtroppo arriva un duro colpo per i giallorossi. Cavaiola, per un fallo al centrocampo, riceve il secondo giallo dalla signorina Menicucci e va sotto la doccia in anticipo. Siamo al 77esimo, il Monte Giorgio aumenta la spinta avendo un uomo in più e con un nuovo entrato Santoro sfiora da pochi passi il gol. All'82esimo il preludio al pareggio che arriva all'85esimo, spiove nell'area piccola un pallone che probabilmente doveva essere preda del portiere, ma nessuno invece, anche dei difensori, interviene. Si accende una piccola mischia, arriva Pampano, anche lui da poco entrato. Tocca il pallone che finisce in gol 1-1. Finisce dopo 5 minuti di recupero con l'ennesima delusione di una mancata vittoria e hanno cominciato a stancarsi anche i tifosi. E domenica si va di nuovo nel Lazio contro il Cinzia Albalonga. La vittoria arriverà o saremo qui ancora a parlare di mancata della stessa? Salvare la squadra. Io lo sfogo che ho fatto in videoconferenza era semplicemente per far capire anche ad alcune persone cosa stava succedendo a Termoli, però è ovvio che ci sto mettendo la faccia, è ovvio che la squadra la devo salvare. Io oggi, lo sapete benissimo, si giocava anche l'Alto Casertano. Sono stato qua perché questo è quello che mi interessa in questo momento. Voglio stare insieme a voi e voglio salvare la squadra. C'è fortemente la mia volontà.